Non è stato un terremoto in via Bufalini, ma sicuramente la fine di un'epoca. Con l'elezione del nuovo CDA, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze volta pagina e lavora adesso alla ricerca della coesione, elemento fondamentale per iniziare a programmare in maniera seria e sicuramente diversa il proprio futuro. Fuori due dei candidati eccellenti alla presidenza, Jacopo Mazzei, erede della dinastia che per due volte ha guidato l'ente e manager della FinGen del gruppo Fratini. Fuori anche Giuseppe Morbidelli, il professore, l'uomo che ha ammainato la bandiera della banca e non ha voluto il posto nel CDA di Intesa, convinto forse di potercela fare all'ente, come invece non è accaduto. Rimane in lizza quindi solo Luigi Salvadori, presidente degli industriali, promosso dal consiglio di indirizzo e sicuramente persona che è riuscita a coagulare attorno a sé un numero rilevante di preferenze. È importante però leggere tra le righe di questa partita per capire che cosa è veramente successo non soltanto in questo consiglio, ma evidentemente anche intorno alla città. Scontata la riconferma di due membri uscenti come Giovanni Fossi e Jacopo Speranza, ai quali si sono aggiunti Marco Carrai, il vero regista di questa operazione, Duccio Traina, avvocato, e Donatella Carmi, la vicepresidente figlia dell'ex presidente Carmi e firmataria di una lettera appello contro il cambiamento che evidentemente non ha convinto i soci dell'ente. Il 15 luglio inizierà ufficialmente questo nuovo corso e sicuramente ci sono anche delle bocciature eccellenti, oltre ai due candidati alla presidenza di cui abbiamo parlato, anche il nome della manager Lady Velec, che attualmente è alla guida anche del gruppo Ferragamo e che era indicata invece come una delle forze che avrebbe potuto entrare nel consiglio, ma evidentemente non è riuscita a scalfire quel muro di impenetrabilità di certi ambienti.